Le disabilità e i disguidi che ci sono rispetto a queste problematiche a Roma sono tante ed ecco perché bisogna intervenire con grande determinazione. Ci sono pochi scivoli o poca possibilità di entrare nei luoghi pubblici, anche se le regole e le norme di legge dovrebbero rendere obbligatorie queste cose. E poi nei vari semafori, i passaggi nelle città, le questioni relative al fatto che non ci sono dei percorsi privilegiati. E poi in buona sostanza anche la stessa questione della pulizia e il decoro della città non permette ai disabili di poter agevolmente passare sui marciapiedi. Bisogna mettere in campo tante questioni per risolvere i problemi delle persone disabili. Non dimentichiamo che sono una popolazione che ha bisogno, ha delle esigenze, ma perché non fare un luogo d'ascolto permanente nei vari comuni, nei vari municipi per quanto riguarda le esigenze e i bisogni di questo popolo, di queste fasce di popolazione molto importanti. Secondo punto è guardare anche le agevolazioni che si possono dare in termini economici per l'acquisto, se c'è da fare, di carrozzine, di auto particolari, per il trasporto di queste persone anziane. E poi perché no? Gratuitamente sui mezzi pubblici. Questa deve essere totale nella maniera più assoluta. Questo è un terzo punto che io mi sento di portare avanti con grande determinazione.